Ciao a tutti da Matteo Valenti e bentornati in una nuova puntata dedicata ai mezzi speciali. Oggi andremo alla scoperta dell'autoscala dei Vigili del Fuoco. Quella che vi raccontiamo oggi però non è un'autoscala normale, ma un modello altamente tecnologico, addirittura sperimentale, che hanno pochissimi comandi in Italia ed è un vero gioiello del nostro Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ma cerchiamo di capire di che cosa si tratta, come sempre, e soprattutto come funziona. Lo avrete sentito, il motore MAN turbo diesel 6.8 litri è acceso al minimo perché tutti i sistemi idraulici dell'autoscala sono in funzione e quindi c'è bisogno di tenere il motore acceso. 320 cavalli, un mezzo che pesa 18 tonnellate, quindi insomma bello pesante, ma come sempre quando si tratta di mezzi speciali, soprattutto di soccorso dei Vigili del Fuoco, come in questo caso, quello che conta è più l'allestimento che lo scheletro, che il telaio. Un allestimento in questo caso molto particolare. Quando l'autoscala arriva sul teatro operativo, la prima cosa da fare è questa, cioè aprire questi stabilizzatori idraulici, e non è un'operazione scontata e banale, non è che si aprono, si mettono lì ed è finita, ma è molto complessa e raffinata, perché in base a quanto si possono estendere poi la scala potrà allungarsi. Ovviamente più i puntelli si estendono, più la scala riuscirà a raggiungere la sua massima estensione, proprio per una questione di baricentro e poi appunto di stabilità del mezzo durante il funzionamento. Quando si arriva quindi sul luogo dell'intervento, diventa assolutamente fondamentale scegliere con oculatezza il luogo dove andare a fermare l'autoscala e dove poi piazzare gli stabilizzatori. A questo punto si usano questi due pannelli di controllo con due joystick per piazzare gli stabilizzatori. Da questo si comandano quelli del lato sinistro e da quell'altro ovviamente quelli del lato destro. La parte più importante di un mezzo come questo è la scala, che qui veniamo in tutta la sua magnificenza. Come è fatta quella di questo particolare esemplare? Beh, intanto ha 5 volate, vuol dire che ha 5 segmenti di scala che si susseguono quando si raggiunge la massima estensione. Ogni segmento, ogni volata è collegato all'altro ed è in grado di muoversi grazie a dei cavi d'acciaio e su questo particolare modello anche grazie a due pistoni oleodinamici che muovono sostanzialmente le parti iniziali della scala. L'estensione massima di questa autoscala è pari a 40 metri, quindi è un'autoscala veramente eccezionale. Attenzione però a non fare confusione, questo non vuol dire che raggiunta la massima estensione la scala possa andare a 40 metri d'altezza. Il valore si riferisce soltanto alla massima estensione, poi voi capite che tirando sulla scala si forma un triangolo e quindi si arriverà a un'altezza un po' inferiore rispetto a 40 metri. Per comandare la scala bisogna issarsi da qui, camminare lungo questo percorso e arrivare alla torretta, qui alla postazione di comando. Qui si siede l'uomo più potente che comanda l'autoscala, perché qua il Vigile del Fuoco può comandare questa bestia che ho qui di fianco. Si fa tutto attraverso un sistema elettronico e quindi non si può sbagliare. Diciamo che l'elettronica calcola qual è l'estensione utile, qual è la portata in base all'estensione, perché ovviamente all'aumentare dell'estensione diminuirà la portata, immagino anche in base all'angolo con cui sto usando la scala. Un tempo però i Vigili del Fuoco, anche oggi lo stanno ancora a fare, però una volta non c'erano questi sistemi elettronici che facevano i calcoli diciamo da soli, quindi c'è questo quadro sinottico divertentissimo che sostanzialmente è una leggenda che ti spiega in base a come stai aprendo, allungando, inclinando la scala quanti chili e quante persone potrai trarre in salvo. Questi due joystick sono i comandi del potere, perché con questo potete regolare la rotazione della ralla e anche l'inclinazione della scala. Con quest'altro joystick invece sulla mia destra l'estensione della scala, e poi posso gestire anche il jib,
che è l'ultimo tassello della nostra scala dopo le 5 volate, perché appunto questa ultima prolunga, un po' come la chiamo io, si può inclinare e permette di accedere con il cestello a zone particolarmente critiche. Ovviamente ci deve essere una coordinazione perfetta, una simbiosi tra chi governa la scala qui e invece il vigile del fuoco, il soccorritore che sta sul cestello. Per farlo c'è questo microfono, un interfono sostanzialmente, con cui i due possono comunicare e anche sentirsi tra di loro. Come se non bastasse, qui trovo anche due pedali. Quello di sinistra in realtà attiva il microfono con cui posso parlare al soccorritore sul cestello. Quello di destra invece viene chiamato in gergo uomo presente, perché se non lo si preme, come vedete, io posso muovere qualsiasi comando e la scala non va. È una sicurezza in più, ovviamente. Per invece andare a operare bisogna sempre premere prima questo pedale destro. E poi l'altra parte fondamentale dell'autoscala è il cestello. Un tempo le autoscale non ce l'avevano, tanti anni fa, e i vigili del fuoco erano costretti a salire attraverso la scala vera e propria. Adesso per fortuna c'è il cestello che permette di operare assolutamente in sicurezza, perché i vigili del fuoco accedono al teatro operativo solo ed esclusivamente attraverso questa sostanzialmente gabbia di sicurezza, che non è solo più sicura, ma diciamoci la verità, è anche più comodo. In realtà li avete visti, ci sono ancora i pioli, perché in casi eccezionali possono anche percorrere la scala vera e propria, ma mi hanno detto che non viene fatto praticamente mai. Questo cestello ha una portata di 500 kg e può portare su quindi 5 persone. Cosa si fa da qui? Da qui si accede al teatro operativo o si portano in salvo eventuali persone che hanno bisogno di aiuto. Ci sono i comandi remotati della scala, ovviamente il vigile del fuoco deve essere abilitato per poterla comandare da qui, quindi oltre che da giù. E poi, come potete vedere, c'è un anemometro importantissimo. Pensate, quando si estende totalmente si può andare anche un po' in quota, diciamo, e quindi il vento va tenuto sotto controllo per motivi di sicurezza. E da questi attacchi si può attaccare un monitore, quindi per avere acqua in quota e spegnere un incendio. Da qui possono essere erogati fino a 1900 litri d'acqua al minuto, quindi non so se mi spiego, ma poi c'è anche un'altra mandata da qui con la manichetta. Questo permette per esempio al vigile del fuoco di andare sul tetto e andare a operare là dove ci sono le fiamme. Infatti c'è un tubo di mandata di colore blu che corre solo ed esclusivamente sull'ultima volata della scala, che permette di portare l'acqua in cima. Ovviamente se c'è bisogno più di una volata, dall'altra parte del tubo blu si attaccheranno una serie di manichette per arrivare fino a terra, manichette che poi evidentemente vengono collegate o a un'autopompa che è sopraggiunta sul luogo o a una fonte esterna, perché ovviamente l'autoscala non porta con sé acqua. Questo cestello è particolarmente moderno perché consente di trarre in salvo anche persone con disabilità, quindi in sedia a rotelle, ma il cestello offre anche altre possibilità. Attraverso l'installazione di questo accessorio si hanno dei punti di ancoraggio molto sicuri che i vigili del fuoco possono utilizzare per calarsi con delle funi in particolari situazioni. Abbiamo visto tutti le immagini durante i terremoti, quando i SAF, i nuclei speciali dei vigili del fuoco, arrivano su, diciamo, gli edifici un po' pericolanti per metterli in sicurezza. Ecco, si calano da qui. Quando i vigili del fuoco per necessità devono fuoriuscire dal cestello in quota, hanno bisogno di a volte anche di ancorarsi per motivi di sicurezza. Se per esempio sono sul tetto di un palazzo, beh, voi capite che bisogna essere sicuri, quindi in quel caso mettono l'imbrago e poi si ancorano qui. Poi ancora, un cestello moderno come questo permette di fissare in tutta sicurezza anche una barella in diversi punti, e voi capite che se c'è un ferito, questo in maniera molto agevole consente ai vigili del fuoco di posizionare chi ha bisogno di aiuto e portarlo a terra anche in caso di sofferenza fisica. Il cestello negli anni si è evoluto fino a divenire un organismo molto complesso, come abbiamo visto. Oggi si può portare anche su, fino in cima, in alto, energia elettrica nel caso i vigili del fuoco abbiano bisogno di utilizzare degli attrezzi, di avere elettricità. E poi ci sono sparsi un po' dappertutto fari e luci a LED ad alta intensità per fare luce in caso di operazioni notturna. Anche qui, come sulla autopompa, poi ci sono delle tapparelle che nascondono
diversi accessori qui, delle manichette, vi ho detto, per portare l'acqua lungo la scala per l'intera sua estensione fino al cestello. E qui altri accessori che possono essere utili, due motoseghe di cui una con una lama diamantata che permette anche di intervenire in presenza di tegole o pezzi di acciaio, anche qui piedi di porco, non si sa mai, possono sempre servire, e guanti per andare a operare in presenza di materiali pericolosi. E poi, come su ogni mezzo dei vigili del fuoco che si rispetti, un bel gruppo elettrogeno fondamentale per generare energia, per esempio per attaccare dei fari e operare quindi in notturna. Qui c'è la placca per permettere alle persone in sedia a rotelle di accedere al cestello in caso di salvataggio. E qui ancora autoprotettori, quindi con aria pulita da respirare in caso di fumo, e un divaricatore cesoia a batterie per farsi largo qualora ci siano persone incastrate. Ma il vano forse più strategico dell'intera autoscala è questo qui, perché come potete vedere qua ci sono due barelle, una barella toboga che si usa per un certo tipo di salvataggi fino a 280 kg circa di portata, e poi una barella ancora più robusta, la chiamano Titan, che tiene fino a 1000 kg di peso, che viene utilizzata per esempio in presenza di persone evidentemente sovrappeso. Ovviamente la barella tiene 1000 kg, ma il cestello ne tiene 500, quindi se la barella Titan viene attaccata al cestello non è che possono essere tirati su 1000 kg, però la scala in quest'altro punto di ancoraggio qui, che vediamo evidenziato in giallo, può funzionare anche da gru, e usando solo il primo tratto di estensione della scala qui ho la massima portata disponibile. Questo è lo spettacolo che si staglia davanti a chi guida un'autoscala, e io vi porto con me a vederlo. Sedile pneumatico, come siamo abituati a trovare sui mezzi pesanti, è un camion man veramente tradizionale, in questo caso automatico, 12 rapporti. L'unica cosa veramente interessante, oltre alla radio per mettersi in contatto sempre con la centrale operativa, è questo pannello di controllo che ci permette di monitorare costantemente tutto il mezzo e soprattutto la scala. Ci dice se ci sono anomalie, se la stiamo adoperando in maniera corretta e appunto se tutti i sistemi stanno funzionando correttamente. Ed ecco che effetto fa vedere l'autoscala in azione. Qui sta raggiungendo la sua massima estensione, 40 metri che si librano nel cielo, eccola su il cestello. Devo dire che per uno che soffre di vertigini come me, insomma, non è che invidio molto chi debba andare là o per salvare o per essere salvato. E poi che impressione vedere tutti i pioli distesi. Pensate che un tempo si andava su non col cestello, in sicurezza e con praticità, ma si andava su con l'antico metodo, come direi io. Pazzesco. Adesso qui stiamo vedendo una manovra di salvataggio un po' speciale. Non si usa il classico cestello, ma la barella toboga, così si chiama, può tenere fino a 278 kg, viene ancorata con delle funi al cestello e permette di trarre in salvo persone da situazioni difficili, dove magari c'è una scarsa accessibilità per il cestello, oppure anche per esempio se qualcuno è caduto nel greto di un fiume o all'interno dello scavo di una metropolitana. In quel caso la barella viene calata all'interno e agevola i soccorritori. Un'altra situazione in cui viene usata spesso questo tipo di manovra così spettacolare è sugli incidenti sul lavoro. Immaginate che lì ci sia un ponteggio dove bisogna soccorrere un lavoratore che si è infortunato. Ecco, in questo modo si riesce ad accedere molto meglio al ponteggio, a essere più agili nell'andare a recuperarlo. Se poi l'infortunato ha bisogno anche dei primi soccorsi, i vigili del fuoco sono addestrati e sanno prestare il primo soccorso, portano con sé l'attrezzatura, per esempio con l'ossigeno o con il defibrillatore, per prestare il primo aiuto. Mi avevano detto: vuoi provare a vedere cosa si prova a essere soccorsi nella barella toboga? Io ho risposto: assolutamente no, però questo è il risultato e non mi hanno dato scelta. Oh, no. In questo momento ho davanti a me il cestello e il cielo, e qui di fianco a me c'è un vigile del fuoco, come potete vedere,
la cui funzione è sempre attiva, non passiva, cioè accompagna nel vero senso della parola chi viene soccorso fino a terra. In questo modo chi viene soccorso, in questo caso io, non ha paura, è assistito, ha una persona qui vicino su cui poter contare che l'assiste non solo dal punto di vista, diciamo, medico, dei parametri vitali, ma anche dal punto di vista un po' della strizza, perché spesso questa operazione viene fatta a decine e decine di metri. Era da tempo che mi chiedevate un mezzo dei Vigili del Fuoco e credo almeno in parte di essere riuscito a raccontarvi questa magnifica autoscala, praticamente unica nel suo genere, un vero gioiello del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E quindi vi devo chiedere se vi è piaciuta questa nuova puntata dedicata ai mezzi speciali e soprattutto cosa vorreste vedere nella prossima. Raccontatemi tutto come sempre nei commenti qui sotto. Ciao, al prossimo video, mezzi speciali, automoto.it. Matteo Valenti. Ciao.